faccio un plauso alle maestranze e alle eccellenze delle aziende che abbiamo qui nel nostro territorio, perché poi spesso il sud, la Sicilia, il profondo sud, perché qui siamo a Gela, nella provincia, nell'ex provincia di Caltanissetta, che spesso va alla ribalta sui giornali perché ci troviamo all'ultimo posto della qualità della vita, perché qui spesso il lavoro manca. E allora oggi è bello che uno dei primi cantieri del Superbonus parte qui da Gela, parte dal nostro territorio. E quindi va un plauso ai progettisti, che sono delle eccellenze, va un plauso alle aziende e a tutte le maestranze che sono riuscite a fare sistema. In Commissione Bilancio in questa fase stiamo valutando i vari documenti che la Regione a breve andrà ad approvare, e purtroppo il prodotto interno lordo in quest'anno, per via della pandemia, sta ritornando al prodotto interno lordo del 1980. Cioè stiamo tornando indietro a livello economico di molti anni. E allora questa misura è una misura che proverà a rilanciare i settori della nostra economia, ma non solo mettiamo con questa misura non mettiamo a centro solo l'economia, ma mettiamo a centro anche il benessere del cittadino, perché la riqualificazione di queste 48 unità abitative permetteranno di migliorare la qualità di vita del singolo cittadino che abita e delle singole famiglie che vanno ad abitare queste unità abitative, perché migliorerà la parte ecologica di due livelli, di un livello quella relativa al sisma. Quindi non solo stiamo, come dire, creando lavoro, e permettetemi di dire che spesso si dice che i politici devono dare lavoro. I politici non devono dare lavoro. I politici devono creare, così come questa misura, con tutte le difficoltà, devono creare le condizioni affinché le aziende del territorio, le maestranze di quel territorio, i progettisti, possono creare lavoro. La politica deve creare le condizioni e non deve dare lavoro. E quindi questo paradigma sta cambiando, lo si sta cambiando con il cambiamento che questo governo sta portando. E quindi sono molto fiducioso, è un segnale molto forte. Io sono convinto che ci saranno tantissimi altri progetti che man mano partiranno non solo nel nostro territorio ma in giro per tutta la Sicilia. E così come diceva il vice ministro Giancarlo Cancelleri, ma anche il sottosegretario Riccardo Falcaro, l'edilizia sarà l'effetto trainante. Io sono convintissimo, così come è stato fatto per quando c'è stato il piano Marshall, sarà l'effetto trainante e moltiplicatore della nostra economia, e che grazie a questi strumenti come il Superbonus porterà al centro non solo la parte economica, a cui spesso siamo legati con i vari indicatori come il prodotto interno lordo, ma anche il benessere e la qualità di vita del singolo cittadino. Noi siamo contenti perché qui vediamo gente col caschetto, che quindi significa che ha trovato un posto di lavoro o che comunque lo sta mantenendo, che crea ricchezza, che con serenità può guardare a queste feste e ai prossimi mesi che verranno, perché comunque porterà il pane a casa. E sappiamo che la sinergia con le associazioni di categoria, con le grandi imprese, è fondamentale, perché grazie a loro e l'innesto del settore bancario si potrà far detonare quello che è l'attesa di tanto tempo. Un euro investito in questo cantiere qui dietro genera 5 euro di ricchezza che si spalmano sul territorio. Io credo che sia una partita dove vincono tutti, con grande intelligenza, e qui il merito è davvero di Riccardo, di questo governo, ma di Riccardo Falcaro in primis, che l'ha pensata, l'ha scritta, poi l'ha sostenuta, ma l'ha anche difesa da quelli che non la volevano, e alla fine oggi stiamo raccontando una bella pagina. Quindi io credo che davvero sia un grazie anche da parte di noi siciliani. È un grande lavoro parlamentare di governo per poter rilanciare l'economia puntando sull'edilizia ma sostenibile, cioè riqualificando le case degli italiani gratuitamente per permettere agli italiani di avere case, appunto, che consumano meno e pagare meno in bolletta, quindi a fine mese avere più soldi da spendere nell'economia reale. Ci auguriamo